Buonasera a tutti, oggi la connessione fa un po' di scherzi, vediamo un pochetto se chi è in diretta con me. Buonasera, ciao Maria! Ciao. Abbassiamo un pochetto Maria perché io qua non riesco a vedere se c'è. Ci sono i nostri amici nella diretta. Maria, controlla anche tu dall'altro telefono, sì, qualcuno ci sta. Fatemi vedere di qua, vi guardo di qua se ci siete. Sì, ci siete. Buonasera, buon giovedì a tutti. E allora, oggi mi vedete in questa posizione qui perché dovrò utilizzare il piano di cottura. Quindi mi vedete di qua e faremo una ricettina salata, un primo piatto. Spesso mi chiedete, Michela, ma tu fai sempre dolci, fai sempre pizze, rustici e queste cose qui, ma perché non ci proponi qualche primo piatto? Allora, oggi ho pensato di fare qualcosa sempre di veloce. Terra mare e faremo la calamarata dell'orto ai sapori dell'orto. Ciao Vincenzo Mattera, Angela, Mariela. Allora, io indosserò il grembiulino. Ciao Mariela, Teresa, eccoti. Allora, vi giro verso di me, accendo la lucetta. Maria, buonasera. Buonasera. Maria ha già messo la musichetta. Allora, vi giro verso di me. E come vedete io qui ho la pentola per l'acqua per la pasta già in ebollizione e due padelle. Allora, che cosa faremo? Allora, io qui, sempre per portarmi avanti il lavoro, ciao Adele! Per portarmi avanti il lavoro, ho tagliato i carciofi a fettine sottili, li ho messi in acqua e limone. Adesso andiamo a togliere l'acqua, li scoliamo e in questa padella. Ciao Maria Pasquina! In questa padella, io vi giro così vedete bene bene nella padella, accendiamo, mettiamo l'olio d'oliva, poi ci mettiamo uno spicchietto d'aglio, aspettate che adesso vi faccio vedere tutto, anzi ne metteremo una metà, se a voi piace tagliuzzato tagliatelo, io non lo taglierò. E lo lasciamo un attimino riscaldare. Dopodiché adesso iniziamo a metterci i nostri carciofi. Ciao Rachele, Lisa, buonasera Vincenzo. Allora, iniziamo a metterci i carciofi. Anche se, devo essere onesta, le taglierò un pochetto più piccini. Così magari subito si cuoceranno. Allora, vediamo chi c'è. Rachele, ciao, buonasera. Mariela, buonasera Monica, grazie Monica. Allora, facciamoli, tagliamoli in questo modo. E allora, questo è un piatto veloce. Io utilizzerò i carciofi, utilizzerò le patate e utilizzerò i calamari. Così facciamo questa calamarata dell'orto. Ai sapori dell'orto. Ciao Carmela! Adesso siete più vicini così vi leggo ancora prima, è meglio. Allora, fatto questo, andiamo a mettere i nostri carciofi nella padella qui. Ecco qua. Vedete? E lasciamo che si praticamente si cuociono un pochetto, perché poi non devono essere, insomma, troppo crudi. Quindi ci andiamo a mettere il coperchio e lasciamo cuocere. Ciao Giovanna, Rosa, nel frattempo l'acqua è in ebollizione e io in questi qui ci aggiungerò dei pomodorini che vado a tagliare in due pezzetti. Va bene? Andiamo a mettere nella padella. Ciao Giuseppina, Lia, Rosa, vedete? Lasciamo cuocere un pochetto, va bene? Però passo questa padella dall'altra parte, dall'altro fogherello. Così su quest'altro qui vi faccio vedere. Vedete? Adesso vi faccio vedere tutti i miei movimenti. Allora, qui i carciofi. Lasciamoli cuocere. Qui invece andiamo a metterci l'olio
l'altro pezzetto d'aglio, il calamaro fresco, che qui andiamo a tagliare a fettine sottili, diciamo sottili, poi fate voi come volete voi. Allora, io già l'ho pulito perché mi sono portata avanti il lavoro, altrimenti facevamo notte. E quindi tagliamo fettine sottili, a dadini, come volete voi. Ecco qua. La testa la lasciamo intera. Andiamo a metterla in padella. Vedete? E lasciamo cuocere un pochetto. Aspettate che mi ripulisco. Ecco qua. Il piccolo tagliere. Vedete qui? Ciao Anna! Gilda! Maria Vaccari, Teresa, buonasera. Qui inizia a soffriggere. Vedete? Vedete, vero? Sì. E vado a metterci un goccino di acqua. Così. Cuoceranno prima. E lascio stare. Vedete? Ok. Mi giro verso di me. Calamaro in cottura, mescoliamo con, abbiamo messo l'aglio, quindi ecco qua. Nel frattempo, ciao Brigida, Natalino, Rosanna, Michele, chef Michele, buonasera, Nunzio, ci sei anche tu, che piacere. Allora, nei carciofi io andrò a metterci delle patate che ho tagliato a dadini e onestamente ho dato un bollore perché col tempo non ce la facciamo. Ciao Angelica, va bene, quindi ho dato leggermente un bollore e le vado a passare tra un paio di minuti nei carciofi. Quando ero piccola mia madre preparava i calamari, calamari imbottiti oppure semplici così, li faceva proprio con patate e carciofi. E noi le mangiavamo senza, insomma, con il pane, poi alla fine accompagnavamo il tutto con il pane, ma senza pasta e senza imbottiti i calamari, li faceva così. Ciao Marica, Laura, Lucia, Fernando. Che cosa faccio adesso? Nei carciofi vado a metterci, ecco qua, voi vedete i carciofi che stanno qui, togliamo, vado a metterci le patate e vado a mescolare fino a quando il tutto si deve appassire, va bene? Ecco qua, facciamo così e chiudiamo col coperchio. Ecco qua. Nel frattempo, ciao Salvo, Teresa Salvezza, i nostri calamari sono in cottura, facciamolo durare un altro pochetto e poi sfumiamo con un po' di vino bianco, lo lasciamo cuocere un pochetto. Allora, questo è un primo piatto veramente buonissimo, non ci vorrà molto per prepararlo perché come vedete le patate le ho semicotte, i carciofi li ho tagliati sottili, per cui anche se non saranno cotti nel senso morbidicci, ma saranno croccanti. Fabrizio, Giuseppe, Olga, buonasera. Maria ti salutano, Ciao. Mi raccomando, condividete la diretta, lasciate un like, un commento, come fate sempre. Allora, giriamo, vi faccio vedere. Vedete? Già si stanno appassendo bene bene. Dopo li andiamo a schiacciare un pochetto con la forchetta. Così creeremo una sorta di purea e andrà meglio sulla pasta. Vedete? Allora, la pasta che io andrò ad utilizzare, che sinceramente trovo molto 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 buona, è questa pasta fresca della Divella. Non sto facendo pubblicità nulla, per carità, però è una pasta fresca che io mi trovo al bacio, buonissima, pronta in 5-6 minuti perché è pasta fresca, buona,
mantiene la croccantezza, mantiene la forma, giusti 5-6 minuti ed è veramente uno spettacolo. Flavia, Fabrizio, grazie Fabrizio. Quindi veramente ce l'ho qua, vedete? È veramente buona, buona, buona. Allora, il calamaro facciamolo asciugare un altro pochetto, vedete? Lo facciamo asciugare e poi togliamoci l'aglio, eh? L'aglio ce lo tolgo perché è bello grande grande, glielo tolgo. Andiamo a mescolare, l'acqua è in ebollizione ma tra un po' la buttiamo. Ciao Vita, non ti preoccupare. Giuseppina, fresca, la devo cercare. Che cosa tesoro? Ah, il calamaro dici? Ciao Filomena, il tuo panettone spettacolare, eh? Hai fatto il panettone della nonna, quello del libro al bacio, brava. Anna Maria, buonasera, vocciante. Vi faccio vedere le patate, come si stanno. Ah, la pasta, sì, sì, la devi usare al supermercato tranquillamente. Vedete? I carciofi già si sono quasi, quasi. Già si sono cotti perché sono belli morbidi, vedete? Ecco qua, al limite mettiamo un altro goccino di acqua. Ecco qua, e lasciamo cuocere un altro pochetto, vedete? È davvero davvero, è quasi pronto, eh? Anche il calamaro, adesso vi faccio vedere, quasi pronto anche il calamaro, sono qui. Filomena, no figurati, grazie a te. Che c'hai Vita, cioè, sei influenzato? Io ho Maria che c'ha la gastroenterite, la piccola, ogni tanto le viene qualcosa. Abbiamo finito con l'influenza, abbiamo iniziato con la gastroenterite. Mamma mia. Allora, il calamaro è pronto. E allora che facciamo? Prendiamo la padella dei carciofi e ci buttiamo dentro i calamari. Adesso andiamo a salare, perché non abbiamo salato. Ecco qua. Facciamoli cuocere, vedete? Dobbiamo salare, metterò un po' di sale. Altro cuccino, sale, sale a sentimento, fate voi, sale, ecco qua, un po' di pepe, questo frantumato, peperoncino, perdonate, mi ho detto pepe, peperoncino e un altro cuccino di olio, il prezzemolo lo metteremo dopo, mescoliamo, veramente ci vorrà pochissimo per farli. Nel frattempo, eccomi qua. Ciao, Guevara, Dacco. Ciao, Ilaria. a sentimento. Allora, nel frattempo che finisce insomma la cottura, i nostri calamari con i carciofi e patate, che dici? Buttiamo adesso la pasta. Allora, Fabrizio, ciao Michela, un bacione anche a te, devi riprendere il lavoro, non ti preoccupare, grazie per i saluti. Antonio, allora, benissimo, continuiamo a mettere i nostri maccheroni nell'acqua, che è meglio, tesorucci belli. Allora, avete visto i cornetti graffa, più o meno tipo graffa, che ho fatto stamattina e vi ho postato anche tutta la video ricetta, l'avete vista su YouTube, bellissima, buonissimi, facilissimi da fare, anche quelli dovete fare. Allora, mettiamo in acqua la nostra pasta, vado, eh? E andiamo a girare un pochetto, tempo di pochi minuti e scoliamo la pasta. A questo punto vi faccio vedere qua che cosa succede. Con una forchetta, vedete che sono delle patate, sono morbide, anche il resto è morbido, andiamo a pressare un pochetto, così vedete, creiamo una sorta di cremina che è anche più saporita, così non abbiamo questi pezzi di
pezzetti di patate interi nel piatto, vedete? Ecco qua. Dopo facciamo una bella spolverata di prezzemolo fresco. E fatto. Il nostro sughetto, vedete qui, è pronto. Allora, fatto questo, parlate con me, non ascoltiamo le sciocchezze. Parlate con me. Allora, che cosa facciamo? Adesso scoliamo la pasta e la passiamo nella padella. Vedete? Ecco qua. Pochissimi minuti e la nostra pasta è pronta. Che dici, Fabrizio? Ma quando mai? Non ti preoccupare. È che avendovi vicino, riesco a vedere tutto. E proprio perché riesco a vedere tutto, vi dico, parlate con me. È vero che sono cibelli. Ciao Loredana! Buonasera, parlate con me. Allora, poi, nelle storie, se avete visto, ho anche messo, poco fa, un breve video di quello che stavo preparando. Ho preparato una crema che mi servirà per fare una torta domani. Allora, Giovanna. Ah, Giovanna, un bacione, lasciamo stare. Michela Sodini, buonasera tesoro. Allora, adesso prenderò un piatto, mentre voi mi controllate la cottura della pasta, mi raccomando, controllate. Io prenderò il piatto che ho dimenticato. Ecco qua. Preso il piatto, eccomi, sono qui. Eccomi, tata, non sono sparita, eccomi qua. Allora, adesso facciamo così. Andiamo a mettere, togliamo tutto questo ambaradano di mezzo, lo ripuliamo bene. Ciao tesoro, Anastasia. Ciao Anastasia, mi raccomando, condividete la diretta, lasciate sempre il like. L'ho visto Anna Maria Scotto, non ti preoccupare. Allora, siamo pronti? Prendiamo la nostra padella. Ecco qua. E facciamo in questo modo. La pasta è pronta, vedete? L'andiamo a scolare qui. Dopo la saltiamo un pochetto in padella, Quindi è davvero velocissima. Se a voi questo tipo di pasta qui non piace, potete metterci anche pasta lunga oppure altro tipo di pasta bucata, se questi qui non vi piacciono. Questa è la classica calamarata, qua non c'è più. Accendiamo, mescoliamo un pochetto. Ecco qua, vedete? Aggiungiamo un pochetto di olio, giusto per farli sciogliere ancora meglio. Ecco qua. Piano piano adesso andiamo anche ad impiattare. Allora, Maria è brava sempre con la musica, è vero? Maria, salutiamo un poco. Ciao. Facciamo sentire la tua presenza, che forse alcuni non hanno capito ancora che ci sono le mie figlie, è vero? Che ci sono le mie figlie, che ci sono anche i moderatori. Quindi, fate i bravi, lasciate un bel like, un bel commento. Ciao Giacomina, Teresa. A questo punto andiamo a tagliare un po' di prezzemolo fresco, poco, ma giusto per, ecco qua, giusto per fare l'effetto cascata. Sì, Teresa, è buona questa. Questa pure la dovete fare, poi domani come sempre vi lascio tutti gli ingredienti. Ciao Amalia! Bravo Giovanna! Lasciamo da parte le cose brutte e stupide e dedichiamoci alla cucina, alla preparazione di queste cose belle, buone. Ecco qua. Vedete? Cerchiamo di
tagliare il più sottile possibile, vedete? E adesso andiamo, ecco qua, andiamo ad impiattare, va bene? Ciao Carmine, Ermelinda. Allora, brava Vincente, lo show continua. Allora, a questo punto, prendiamo questo nostro buon piatto e andiamo a mettere tutto, non proprio tutto perché altrimenti verrà un mega piatto, ma mettiamo giusto un pochetto. Fabrizio, sì, un saluto dalle... Maria, salutiamo anche Fabrizio. Ciao. Ciao Fabrizio. L'altra pure influenzata e oggi proprio lasciamo stare. Oggi non è giornata, ma va bene così. Ci divertiamo lo stesso. Ecco qua, mettiamo un altro un pezzetto di calamaro e andiamo a guarnire con un po' di peperoncino, un filo d'olio e un po' di prezzemolo, che come diciamo sempre a cascata. Ed eccolo qui, vedete? Pronto il nostro piatto, calamarata dell'orto. Guardate, io lo provo però, uno solo lo devo provare, se voglio dire com'è venuto, vediamo, sicuramente buono, io provo, vale la pena di farlo, guardate. Ecco qua, meraviglioso, mi raccomando, stasera la cena è già pronta, mi raccomando, se rifate questa ricetta, io poi domani ovviamente vi posterò tutto come sempre, aspettate, spengo la luce qui, vi posterò tutto come sempre, gli ingredienti, il procedimento e tutto. Maddalena, un bacione. Michela, che dici, ti è venuto l'acqua di limbo pure a me, buonissimo, buono, guardate, spettacolare. Ah, eccola qua, la testolina che non vedevo. Ma ho detto, ma dove l'ho messa la testolina, che involontariamente è andata a finire qua il piatto. Eccola qua, vedete? Con i tentacoli, eccola qua. Buono veramente, velocissimo. Se voi non volete farlo col calamaro, potete farlo con qualsiasi altro tipo di mollusco, Grazie Vita, Anna, un bacione, ma grazie a voi, grazie Giuseppe che ci sei sempre. Noi ci vediamo, mi raccomando, sempre nelle storie. Ci vediamo domenica per un dolcino. Non vi dico che dolcino farò. Elio, eccoti, ci sei! Un bacione! Un abbraccio a tutta casa. Ci vediamo domenica con un dolcino veramente... Voi avete visto, ho fatto le deliziose. Vi farò un altro dolcino in diretta della piccola pasticceria del Monoporzù. Ve lo dirò però sabato, quando posterò nelle storie, per la diretta di domenica, mi raccomando. Grazie Alberto Di Lorenzo, grazie a tutti quanti voi, e che dire, un abbraccio. Ciao Maria. Ciao. Maria, nonostante è influenzata, sta lì con la sua musica, perché è felice di essere qui insieme a noi. L'altra pure vi saluta, anche se è influenzata e sta nell'altra stanza. Io vi mando un grossissimo bacio, mi raccomando, grazie Teresa, mi raccomando, condividete la diretta, lasciate un like e mi raccomando anche al canale YouTube, è importante, lasciate sempre un like, iscriviti al canale perché non ci vorrà nulla, basta iscriversi, non costa nulla, già ve lo dico sempre, insomma, non costa nulla, però lì è importante perché posto anche il procedimento, quindi faccio le video ricette. Vi aspetto allora domenica nelle storie come sempre, e un grossissimo bacio a tutti quanti. Ciao Helen, ciao Vita, Lucia, Teresa, Giovanna, Alberto, ciao a tutti.